Cari lettori, buon pomeriggio, bentornati su questo nostro spazio virtuale. Un carissimo saluto e benvenuto a Maurizio De Giovanni, un caro saluto al nostro partner Reale Mutua Assicurazione che ci accompagna in questo viaggio reale ma virtuale nei libri e nelle parole. Questo pomeriggio ho l'onore di presentare l'ultimo fresco di stampa, romanzo giallo, è un libro complesso di Maurizio De Giovanni, si intitola Una lettera per Sara ed è la nuova puntata che vede per protagonista questo personaggio così complesso, così affascinante. Ma vorrei partire un po' da lontano per raccontare questo libro e questa scrittura, con una frase che Maurizio De Giovanni mi ha affidato nel breve scambio che abbiamo avuto prima diciamo, per allestire questo nostro dialogo. E lui mi ha detto: La vita è come il jazz, bisogna essere sempre pronti alla improvvisazione. L'improvvisazione è una parte fondamentale della nostra vita e questa frase che ci accompagnerà in questo nostro confronto, in questo nostro dialogo, in realtà lo diceva anche un grandissimo musicista che era George Gershwin. E mi pare proprio calzante questo richiamo perché la musica di Gershwin è un po' come la scrittura di Maurizio De Giovanni, cioè per un certo verso è una musica, è una scrittura che ha quella le leggerezza di cui parlava Italo Calvino, che è la capacità di mettere a fuoco le distanze fra la vita e la scrittura, molto particolare ed è un talento molto difficile da acquisire. E la scrittura di Maurizio De Giovanni, così come la musica di Gershwin, ha questa dote, questo dono della leggerezza calviniana, ma è anche un classico, così come lo è Gershwin, cioè una musica che è diventata un metro di paragone per tante altre melodie, diciamo così. In questo libro direi più che mai, perché è un libro, è un racconto affascinante, complesso e pieno di diversi elementi. E io vorrei partire proprio da questa, feconda e fortunata complessità di questo romanzo, ma prima ancora di questo protagonista, di questa protagonista che sta nel titolo. Ma di cui il lettore si rende conto a poco della sua posizione centrale nel racconto, cioè un tessuto complesso in cui a poco ci si accorge che il vero centro di questa storia è questa protagonista di cui siamo tutti un po' innamorati, primo fra tutti direi il suo creatore. Allora, vuole raccontarci qualcosa di questa Sara? Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto esprimo il mio rammarico per non poter essere fisicamente presente al Circolo dei Lettori, che è uno degli appuntamenti più belli per uno scrittore italiano. Direi proprio nei primissimi posti. Il Circolo dei Lettori ha una magia fantastica. Io vorrei dire ai miei amici che si sono collegati, che per un motivo o per un altro, a cui non è mai capitato di passare per il circolo dei lettori, di non perdere questa opportunità, anche soltanto in visita, passando per Torino. Il circolo dei lettori è veramente un tempio per chi ama i libri, Grazie. non solo per chi li scrive, ma soprattutto per chi li legge, talento. Io sono convinto che il vero talento risieda nella lettura, non nella scrittura. Lo scrittore inventa una storia, il lettore inventa una storia ogni libro che legge. Esatto, è proprio E così. svolge un'attività, perché la lettura è un'attività, non una passività. Il lettore completa col proprio lavoro il lavoro iniziato, abbozzato dallo scrittore. Questo succede nella narrativa ed è questa meravigliosa sintesi, questo incontro, questo bridge fantastico che c'è tra il lettore e lo scrittore, tra il cuore dello scrittore e quello del lettore, che costruisce personaggi che li fa diventare veri. In effetti, Sara, per me personalmente, è
bella, esiste, e ne sono innamorato pazzo. Lei diceva benissimo, io perché Sara è una donna assolutamente senza mediazione. Sara è una che ha eliminato ogni diaframma tra se stessa e la verità, il che è un atto eroico, perché le bugie nascono per migliorare la realtà, nascono per abbellire la realtà. Dover fare a meno di ogni forma di bugie, di ogni forma di bugia, di ogni forma di insincerità, di ogni forma di menzogna, significa guardare negli occhi la verità per com'è. E la verità è molto spesso, quasi sempre, molto peggiore di quella manipolata, della realtà manipolata. Sara ha lavorato per 30 anni in un'unità dei servizi, si occupava di interpretazione del linguaggio non verbale, quindi legge le labbra, guarda le espressioni del volto, guarda i gesti delle mani, delle gambe, del corpo, per arrivare a dimostrare, a vedere quello che qualcuno pensa in realtà al di là di quello che dice. Questa è una scienza assolutamente avanzata. Io ho letto molta saggistica su questo argomento prima di cominciare a scrivere Sara, e il lavoro che fanno i mentalisti, i cosiddetti mentalisti, che fanno anche degli spettacoli che sono inquietanti perché sembrano in possesso di poteri magici. Nella realtà dei fatti il nostro corpo non mente, il nostro corpo dice quello, esprime l'ansia, la preoccupazione, la paura, l'amore, la seduzione, la rabbia, anche al di là di quello che poi uno attraverso l'opera di mediazione della mente poi dice. Avendo lavorato per 30 anni in questo settore, Sara ha acquisito un'esperienza che le consente di ravvisare quello che le persone immaginano realmente, pensano realmente. Alla luce di una vita, quella di Sara, che è stata per 30 anni a fianco a un uomo, il suo capo, di cui si è innamorata essendo madre e moglie. Quindi lei, non potendo convivere con la menzogna di vivere con una persona amandone un'altra, lei prima ha lasciato marito e figlio. Poi ha iniziato la sua relazione con Massimiliano, che era il suo capo. Il ricordo di Massimiliano, la conoscenza di 30 anni a fianco di una persona dotata della capacità di vedere la realtà attraverso il velo, mette Sara, che adesso non ha più Massimiliano che è morto, mette Sara di fronte alla necessità di dover, in questo romanzo, rivedere il proprio passato, alla luce di nuovi elementi che sembrano dire qualcosa di diverso anche sulla vita di Massimiliano. Quindi l'assunto centrale di questo romanzo è che il passato non finisce, finisce la nostra interpretazione del passato, ma nuovi elementi che possono venire alla luce nel tempo possono costringere a riguardare, a revisionare in qualche modo il passato nostro personale e anche di questo paese, che ha un passato con molte ombre. Ecco, mi vengono in mente due cose mentre l'ascoltavo, in questo delineare, fare questo ritratto di questa donna. Il primo è che nella lingua della Bibbia, l'ebraico, che è quella da cui io traduco, scusate se introduco questa nota personale, l'orientamento dell'uomo nel tempo è l'opposto di quello dell'italiano, cioè si dice che noi abbiamo il futuro davanti e il passato alle spalle. Nell'ebraico è il passato che hai di fronte e che vedi, e il futuro ce l'hai alle spalle. Allora, tutto questo romanzo in fondo è proprio stabilito su questo sguardo al passato, e poi lo diremo di come questo passato si snoda con una grande complessità, che è per me sinonimo di fascinazione. La complessità non è complicazione, è il contrario della complicazione. Ma vorrei ancora restare un momento su questa donna che non si tinge i capelli, che non fa nulla per sembrare più bella di quello che è, ed è una donna di una certa età, nella quale un po' in questa stagione di parrucchieri chiusi ci ritroviamo tutte, no? Per cui è un ulteriore motivo di immedesimazione o di aspirazione all'immedesimazione di questa donna.
Però Sara, come lei mi diceva, è una donna che ha una strabiliante capacità di ascolto attraverso questi strumenti. Ecco, ci racconti ancora di questa sua capacità di ascoltare, che è la chiave per interpretare, diciamo, tutta la storia, perché di fatto è una... Ecco, la lascio parlare. Sì, io credo, innanzitutto faccio mia, rubo e tengo e conservo questa meravigliosa analisi ebraica del futuro alle spalle, del passato davanti. L'interpretazione del passato è materia degli storici, no? Gli storici lavorano su questo e ci danno, continuano a fornirci variazioni del senso del nostro passato alla luce delle quali noi leggiamo il nostro presente. Il passato del resto è l'unica cosa che esiste in realtà, perché il presente, il futuro non esiste ancora. Il presente è tutto da vivere, quindi non è materia, è materia mercuria, è materia labile, non è gestibile con agevolezza e con facilità. Per cui il passato è l'unica cosa che noi possiamo oggettivamente mettere in campo ed esaminare. Allora, il superpotere di Sara, l'ascolto è un potere. Io inviterei tutti quanti a fare una riflessione in quest'epoca di compulsiva comunicazione, no? In cui tutti quanti noi, attraverso i nostri profili social, comunichiamo costantemente. Twitter, per esempio, è un'esemplificazione massima, no? È un parlare tutti insieme in una piazza senza curarci nemmeno tanto di chi ci ascolti. Facebook un po' meno, Facebook almeno si apre un po' il dialogo. L'ascolto non è aspettare il proprio turno per parlare. Noi in genere confondiamo l'ascolto con un'egocentrica attesa del momento in cui sarà il nostro turno a parlare. Questo ci porta ad ascoltare poco quello che dicono gli altri. Sara riesce a porsi in una totale attenzione di quello che viene detto. Sgombra la mente e il cuore dai pregiudizi, perché il pregiudizio non ti fa ascoltare. Il pregiudizio è una barriera dietro la quale non ti è consentito ascoltare in realtà con equanimità quello che deve dire qualcun altro. Quindi Sara riesce a liberarsi di tutte le strutture e porsi realmente in ascolto. Il suo porsi in attenzione di chi sta parlando è totale e si pone all'ascolto sia di quello che dice sia di quello che pensa la persona che ha di fronte. Così fa anche Andrea Catapano, il suo ex collega non vedente, che non può specularmente a Sara, complementarmente a Sara in maniera perfetta, gli ascolta i suoni, sente gli odori, con una precisione tale da poter capire quello che capisce Sara guardando una persona anche senza doverla ascoltare. Certo. Quindi è un completamento. Io mi diverto moltissimo a raccontare Sara, perché in realtà Sara è normale. E questa normalità all'interno di un mondo che cerca disperatamente e compulsivamente l'individualismo, e quindi di essere originali, di essere cambiati rispetto agli altri, rende Sara straordinaria. Perché Sara ascolta. Sara si rende invisibile e mancanza di estetica la fa sembrare poco notevole, la rende di fatto invisibile, sembra sciatteria, ma non lo è, anzi è una rinuncia a ogni variazione finta. Le scarpe e lo tacco ti fanno sembrare più alto, il trucco ti fa sembrare più giovane, i capelli tinti ti fanno sembrare diversi da come sei. Questa rinuncia a questi elementi rende Sara straordinariamente unica, pur essendo l'unica che non si maschera. Questo gioco è una cosa che mi diverte molto, così come mi divertiva raccontando Ricciardi il fatto che la compassione di Ricciardi, che è l'elemento che rende più vicini, che rende più unite le persone, lo rendeva solo.
Cioè, Ricciardi, la sua Certo. compassione nei confronti del prossimo lo costringeva alla solitudine. Molto meno. Questi ossimori sociali, queste strane contrapposizioni di situazioni sono quelle che rendono la narrativa, secondo me, potente quanto la saggistica nel descrivere la realtà. Perché la Certo. narrativa consente di aprire quella porta nascosta che teniamo in un sottoscala, dentro la quale, oltre la quale porta, noi teniamo quello che ci dice lo specchio la mattina alle 7, che è l'unico vero giudice di ognuno di noi. Lo specchio la mattina alle 7. Già lo specchio, lo stesso specchio, più tardi, Ha un'altra. non è così spassionato, non è così duro. Ma il nostro specchio, come per Biancaneve, la mattina alle 7 è il giudice più terribile che abbiamo nel corso della giornata. Certo, è come diciamo che in questo senso il grande autore è lo specchio dei suoi personaggi. E quindi diciamo anche che questo è un libro anche corale, proprio perché il lettore si rende a poco conto della centralità di Sara, però è subito circondato da una comunità di personaggi che in qualche modo sono lo strumento con cui lo scrittore mette ogni personaggio di fronte al proprio specchio. Sto pensando alla consuocera di Sara, che invece i tacchi alti li mette, no? E io non voglio dire troppo perché non è mai giusto svelare troppo di un libro quando lo si presenta, men che meno di un libro con una trama che tiene il fiato che fa tenere il fiato sospeso. Però è Io anche vero. ho ricevuto sulla chiedo scusa per l'interruzione, ho ricevuto due divertenti messaggi sulla mamma di Viola, il personaggio della mamma di Viola. Il primo è diversi lettori mi hanno chiesto per cortesia di farla morire nel prossimo romanzo Ma fra atroci tormenti, no, ma una lettrice mi ha scritto dicendo: scusi, ma lei come la conosce mia madre? È ancora più inquietante, è ancora più inquietante come domanda. sono tutti molto veri questi personaggi e non possiamo non ammettere, perlomeno io che in qualche modo mi ritrovo come fascia d'età e tutto, di ritrovarmi un po' nell'una, un po' nell'altra, perché in fondo dobbiamo ammettere anche questo. Però tornando proprio a questo tessuto del libro, è interessante questa trama familiare che c'è, perché Sara è circondata da una famiglia che possiamo definire non convenzionale, perché c'è questo bambino che in fondo è al centro dei ricordi, al centro degli affetti, intorno a questo bambino c'è questa sorta di figlia adottata che a sua volta. E poi no, non possiamo non includere in questa strana e interessante famiglia anche quello che dovrebbe essere il protagonista, ma non lo è, che è Davide Pardo, cioè questo goffo investigatore che teoricamente sta al centro della scena, però in realtà no, ma in realtà forse ha anche tanto bisogno d'affetto quell'uomo. Il povero Davide è lì perché mi serviva un personaggio femminile, in realtà. È l'unico personaggio femminile del racconto, del romanzo, perché lui ha l'istinto materno, per esempio, ed è l'unico che ci fa. Sì. Profondo. Tra tutte quante le protagoniste, lui, tutte donne, lui è l'unico con l'istinto materno. Vorrebbe una famiglia. Lui è un family man, è un uomo che vuole una moglie e dei figli, e questo gli è stato negato incredibilmente dalla mancanza di incontro con una donna, una sola, che volesse essere madre e moglie. Lui ha incontrato tutte quante donne che erano giustamente tese alla carriera, allo sviluppo professionale, eccetera, eccetera, e non volevano fermarsi. Lui, tra l'altro, ha fatto un mutuo enorme Sì. per una casa inutile che non gli serve, che è utilizzata sostanzialmente dal suo cane, e sperando con questa casa di attirare un certo tipo di donna che non esiste più. Quindi io per Davide Pardo ho molta tenerezza, perché lui, Molta tenerezza, sì. tra l'altro, in questo romanzo gli do anche un po' l'onere dello scrupolo di coscienza di non avere ascoltato immediatamente un vecchio amico che gli chiedeva un favore, no? Di essere Certo. stato egoisticamente distante da quello che voleva questo vecchio amico, e poi alla fine corre dietro questo scrupolo di coscienza per tutto il libro, cioè per Certo, e tutto il deve romanzo, che recuperare. cerca di sistemare la situazione. Diciamo poi anche che lui ha una grande virtù che di questi tempi è più che mai indispensabile, cioè come
Prova la febbre lui, non la prova nessuno, vero? Sì, Ma non sì, sì. diciamo troppo perché non vogliamo svelare ai lettori che ancora non l'hanno letto, anche se devo dire, seguendo i commenti qui, vedo un fan club attivissimo di persone che sono sul pezzo, che conoscono ogni dettaglio dei libri di Maurizio De Giovanni, compreso di questo. Ho la fortuna di avere delle lettrici e dei lettori di estrema attenzione che mi mettono spesso in difficoltà perché io, un po' perché scrivo veloce, un po' perché raramente torno sulle storie, non ho una scrittura molto sorvegliata, quindi le lascio andare le mie storie, si ricordano molto meglio e molto più di me le vite e le storie dei miei personaggi. Ecco, Quindi io sono a fortunato. proposito, Gabriella ci dice l'idea dell'archivio è geniale, perché è vero che c'è proprio questo commento mi porta a un'altra considerazione che affido all'autore, cioè questo è un libro, come vi dicevo, complesso perché si gioca su diversi piani temporali e su appunto una reinterpretazione del passato ed è devo dire, ci vuole veramente del talento di scrittura per seguire la storia su questi piani temporali diversi, recuperando ogni dettaglio e dando a tutto molta coerenza. Quindi il tema dell'archivio, del vecchio libro e della vecchia traccia, della traccia di un passato che sembra passato, ma in realtà non lo è centrale nel libro. Quindi, se ci vuole raccontare nei limiti del lasciare in sospeso il più per i lettori che ancora devono avvicinarsi a questo romanzo, questa idea centrale di un archivio in cui manca qualcosa. Sì, Ecco. allora l'archivio di Massimiliano è diciamo anche fondamentalmente una metafora, no? Di tutte le tracce che questo paese, nella sua storia emersa, nella sua storia sommersa, ha avuto negli ultimi 30 anni. Gli ultimi 30 anni hanno visto delle rivoluzioni politiche e immaginare una unità dei servizi che è diretta dallo stesso uomo per tutto questo tempo. E che quindi vede l'avvicendarsi di parti politiche, di governi, di situazioni anche di terrorismo, di criminalità organizzata, dei rapporti fra lo Stato e il terrorismo e la criminalità organizzata, inevitabili, inevitabili a qualsiasi latitudine, tutto questo messo in un archivio, in una normale cantina, in un normale palazzo di un normale quartiere residenziale di una normale città d'Italia. È una cosa che inquieta, è una cosa che preoccupa, c'è la consapevolezza che tutto ciò che accade lascia delle tracce Certo. e che queste tracce vengono conservate e sono eventualmente ritrovabili, eventualmente opponibili in ogni momento, è una cosa che fa paura. Io ho immaginato questo archivio di Massimiliano col suo indirizzo a Sara, nel momento in cui sta morendo, di distruggerlo, questo archivio, che lui teneva come molti, molti tengono gli archivi per la propria sicurezza, per poter, sapendo qualcosa di chiunque, eventualmente nel momento in cui ti attaccano, difenderti. E questo archivio, che Sara non ha distrutto, che ha tenuto anche e soprattutto perché le sarebbe sembrato di uccidere Massimiliano una seconda volta, cancellando quello che lui aveva fatto, archiviando per tutta la vita. In questo archivio manca qualsiasi evidenza di due personaggi. Uno è questo Lombardo, che è un cancelliere di un tribunale, che Sara sa che Massimiliano conosceva perché aveva visto un colloquio fra i due, e chiaramente il non avere traccia di questa. Di questo incontro è impossibile, secondo le modalità di archiviazione di Massimiliano, e di un giudice che non c'è più, che è morto, e di cui non c'è traccia nell'archivio. Queste due mancanze convincono Sara che c'è qualcosa di Massimiliano che lei non sapeva, e non c'è cosa più terribile per una donna, dopo 30 anni di vita con una persona, scoprire una zona d'ombra in una persona di cui lei era assolutamente certa di conoscere tutto, vita, morte e miracoli. Questo è il problema di Sara in questo romanzo.
Quindi, parallelamente alla storia della ricerca delle motivazioni della scomparsa di una ragazza 30 anni prima, una studentessa che lavorava in una libreria antiquaria e quindi non aveva nessun motivo per scomparire dalla faccia della terra, parallelamente a questa indagine c'è l'intersezione di quest'altra personale indagine di Sara alla ricerca delle zone d'ombra dell'uomo che ha amato per tutta la vita e che, il cui amore ancora la sostiene, perché non è la morte che mette fine a un grande amore. Un grande amore è una cosa troppo grande per poter essere interrotta da una cosa banale come la morte di uno dei due. I grandi amori non sono solo quelli dei poeti o quelli dei grandi romanzi. I grandi amori rimangono e rimangono per sempre impressi a fuoco sulla pelle del cuore. Certamente, devo dire che conseguendo i commenti abbiamo questo fan club di Sara molto, molto vivace, Sara una donna fuori dal coro, però si sta levando anche un fan club di Davide Pardo che viene, appunto, Peppe definisce molto, molto imbranato, ma molto, molto dolce. Quindi. Oltre alla solita quota di cazziatoni che prendo per aver finito la saga di Ricciardi, cioè io Esatto. speravo che non avendoli dal vivo davanti l'avrei fatta franca, invece vedo che anche per iscritto tutti quelli che mi rimproverano le modalità e la stessa fine della saga di Ricciardi sono tutti ben presenti. Questo sì, però io potrei, non in anteprima, ma quasi confortare, i lettori perché tutto lascia supporre che, la storia di Sara non finisca qui. Non solo, tutto, io posso rassicurare i lettori sul fatto che la storia di Sara avrà una sua. Sara consente una cosa che è perfetta per un narratore, che è quello di mettere le mani nella cronaca e nella storia recente in maniera narrativa. Cioè, io con Sara potrei andare, l'ho detto anche nella presentazione di ieri, io con Sara potrei andare nella stanza di Papa Luciani la notte in cui è morto. Potrei andare a trovarmi la tomba di Emanuela Orlandi, potrei andare a Ustica, potrei andare nel covo delle Brigate Rosse dove è stato detenuto l'onorevole Moro prima di Certo. essere ucciso. Cioè, Sara mi consente di andare in via narrativa a rimanipolare la storia di questo paese, che è un regalo, credo, enorme per ogni scrittore, no? Certo, è un po' il regalo che l'amico di Kafka fece trasgredendo al suo ordine di bruciare tutti i suoi manoscritti alla sua morte. Sì, Meno per male che c'è stata questa fortuna. Anche trasgressione, no? Quindi, Tomasi di Lampedusa che aveva certo. chiesto di bruciare il manoscritto del Del Gattopardo. Gattopardo. Quindi, diciamo, quando la scrittura può godere del privilegio della trasgressione, e in questo caso direi che tutto questo ci riporta a quell'archivio che non è stato cancellato, la cui memoria, la cui presenza non è stata cancellata e che consente questi passi indietro e queste prospettive, come dicevo all'inizio, molto ampie di visione di un romanzo che si svolge su più piani perché si apre con questa presenza di questa giovane studentessa che lascia pensare di tutto, ma certo non che sia innestata in una vicenda terribile di cronaca nera che poi durante la lettura e nel romanzo si scopre essere qualcosa di molto più complesso e che coinvolge la storia del paese. Ecco, a questo proposito, e tornando proprio a questa complessità del romanzo, c'è un altro aspetto che io ho trovato molto interessante e stimolante. Tutti questi personaggi sono tutti, da Sara in poi, a tutto tondo, non sono mai del tutto buoni o del tutto cattivi. Cioè, anche coloro che fanno in questa storia, senza far nomi, a incominciare dal magistrato, la parte di coloro che innescano il male, in realtà non sono mai del tutto, non
neri. Cioè, ognuno di loro ha degli aspetti che li rende particolarmente umani, perché a un certo punto ci si dice: no, ma questo è proprio il cattivo della storia. E poi Maurizio De Giovanni riesce a dare anche a questo personaggio una luce diversa e mettere il lettore in una condizione destabilizzante. Ecco, come fa a fare così? Grazie per la notazione, che è assolutamente vera. In realtà noi scrittori di romanzi neri veniamo spesso, ci fanno spesso una domanda sul male, no? Su che cosa sia il male, su quanto male, su come si trovi il male, su quale. Beh, il male non esiste. No, come non esiste il bene, non esiste il male assoluto, non esiste il bene assoluto. Il male assoluto e il bene assoluto sono follia. Sono follia, cioè sono una forma di fanatismo che non ha un senso pratico nella realtà. Normalmente il male è una forma di egoismo, cioè una componente fortemente egoistica nel comportamento delle persone. Cioè gente che non teme di calpestare gli interessi altrui o la salute altrui o il bene altrui per realizzare il proprio personale bene. Ma se uno si sposta nella prospettiva e si colloca all'interno della mente del personaggio che fa questa cosa, come uno scrittore deve fare? Perché lo scrittore ha titolo per andare a bordo di ogni personaggio, Certo. trovandone le ragioni. Guardi, io le racconto questo breve aneddoto personale. Nella mia vita io ho avuto l'avventura di crescere i miei figli da solo. Cioè, sono stato un padre affidatario dei miei figli. Per cui io andavo alle riunioni scolastiche, che sono un'ottima approssimazione dell'inferno dantesco. Direi seconda alla sola riunione di condominio, come momento atroce dal punto di vista sociale. Io vedevo che durante queste riunioni le mamme spiegavano la natura dei figli agli insegnanti. Eppure era strano, perché gli insegnanti stavano con questi ragazzi più tempo dei genitori. Avevano studiato pedagogia, psicologia, eccetera, eccetera. Com'era possibile che le mamme spiegassero i figli agli insegnanti? Lo facevano perché gli volevano bene. Allora, voler bene a un personaggio, per uno scrittore, consente di spiegarne le ragioni. Le ragioni ci sono sempre. Le ragioni ci devono essere. E quindi diventare di volta in volta. Ed è il più grande sacrificio che uno scrittore faccia per i propri lettori, no? Diventare pedofilo, diventare violentatore, diventare assassino seriale, diventare un violento, un perverso sessualmente, no? Ti consente, per terribile che sia, di spiegare le ragioni di certi comportamenti. Quando tu spieghi le ragioni dei comportamenti, fatalmente empatizzi. Empatizzi sempre, per atroce che sia, ingiustificabile che sia, doloroso che sia, violento che sia, il comportamento di un personaggio, nel momento in cui risali alle ragioni e le spieghi, fosse anche soltanto una perversione, fai parlare il personaggio, gli consenti, come faceva Alicia, no? Una arringa difensiva scritta per lui. Perché noi facciamo questo, non Certo. facciamo altro che replicare il passato, nessuno scrive mai qualcosa di nuovo. Questi personaggi ti raccontano le ragioni del male, che sono sempre comprensibili, sono sempre accettabili alla fine. Questo è il motivo per cui anche chi compie azioni terribili lo fa sulla base di una motivazione. Questa è la grande lezione di Dumas. Nel Conte di Montecristo, Dumas, il povero Dantès, innocente, subisce una sorta di congiura che sono di persone che peraltro sono motivate, sono motivatissime a mettere in atto il male di Dantès. Cioè il male di Dantès, innocente, è il bene di diverse persone. Certo. E questo noi dobbiamo ricordare quando raccontiamo i nostri romanzi. Cioè dobbiamo ricordare che il manicheismo in letteratura, in narrativa, è un'idiozia. È Il bene e il un'idiozia. male assoluti non ha senso raccontarli.
Però è Ha tanto più senso raccontare facile, anche è tanto molto più più facile. facile Sarebbe raccontare il bianco e il facilissimo. nero, no? È molto più Sarebbe difficile proprio facilissimo. tecnicamente mettersi nei panni, o non nei panni, o comunque affrontare il male nella sua Sono d'accordo. perenne ambiguità, perché c'è sempre una dose di come vediamo. Poi adesso vedo che alcuni del nostro pubblico, fra il nostro pubblico si dice non dite troppo perché lo stiamo leggendo, quindi non diciamo altro, però quello che posso dire è che a proposito del Ricciardi Fan Club stiamo ricevendo e Maurizio De Giovanni sta ricevendo molte sollecitazioni che possiamo riassumere nella domanda perché non ci ripensi e non riper ecco, questo però credo che esiga una risposta per quanto approssimativa, come il Io bene e il male. sono orgoglioso di aver scritto la serie di Ricciardi, che è stata una delle serie più amate della letteratura italiana contemporanea. Credo che sia stata seconda per affetto dei lettori soltanto al grandissimo Montalbano del maestro Andrea. E quindi io sono fierissimo di averlo scritto, ma sono anche molto fiero di averlo chiuso. E spiego perché. Innanzitutto perché chiudere una serie nel momento di massimo successo, nel momento del più grande amore da parte dei lettori, è la consacrazione dell'affrancamento da ogni logica commerciale. Cioè significa esprimere con chiarezza: noi scrittori dobbiamo qualcosa soltanto a una categoria di personaggi che non sono i lettori, ma sono i personaggi dei nostri romanzi. I personaggi dei nostri romanzi hanno pieno diritto a raccontare le loro storie. Un personaggio non è un bancomat, per cui tu scrivi un libro ogni volta che vuoi avere successo, oppure i personaggi ti raccontano una storia. Nell'ultimo romanzo di Ricciardi succede un evento, e non lo dico perché ci può essere qualcuno che non l'ha letto o che voglia leggerlo, succede un evento che fatalmente mette fine a quel ciclo. Ricciardi continua a raccontarmi storie. Io continuo quotidianamente a sentire Ricciardi che mi racconta storie. Me ne racconta sempre e sempre me ne racconterà, perché tutti i personaggi continuano a raccontarci storie. Il discorso è che io avevo deciso di chiudere la saga di Ricciardi nel 1934, anno in cui con l'autarchia, con l'impero, con la follia, con l'inizio della follia che porterà poi alle leggi razziali del 38 e alla tragedia della seconda guerra mondiale, questo mondo cambia. Questo mondo cambia. Allora, il mondo di Ricciardi cambierà, e Ricciardi non lo sa, dal 34 in poi, fino a portare alla seconda guerra mondiale. Napoli ha avuto 26.000 morti per i bombardamenti alleati. 26.000 morti. È la città col maggior numero di vittime dopo le città tedesche e dopo Hiroshima e Nagasaki, ovviamente. 26.000 morti sono una marea di persone. Io non posso sottoporre Ricciardi alla vita in una città con 26.000 morti di morte violenta. Non posso porre Ricciardi a essere testimone di un crollo terribile, atroce, dell'etica e della solidarietà in un mondo in cui lui faceva dell'etica e della solidarietà le travi portanti della sua vita. Scriverò una raccolta di racconti di Bambinella, come mi ricorda la mia Luciana. Qui Bambinella racconterà all'interno di un rifugio antiaereo, racconterà a me direttamente che cosa è successo agli altri personaggi come il dottor Modo, come Maione, come Livia, quello che è successo agli altri personaggi della serie. E se mai mi verrà voglia di raccontare qualcosa dei personaggi della serie di Ricciardi, io andrò agli inizi degli anni 60, quando il mondo e questo paese sarà ancora divertente da raccontare. Eh sì. Perché agli inizi degli anni 60 questo paese torna divertente da raccontare. Quindi può darsi che andrò a vedere che cosa è successo a Ricciardi, a sua figlia e a quel mondo agli inizi degli anni 60. Non è detto che Sara non c'entri. Ah, questo è un Non è bell'indizio. detto che Sara non c'entri. E allora diciamo che mi pare che questa schiera di fan sia in parte
rassicurata. Qualcuno come Alessandra dice: vedi, sei costretta a continuare ad ascoltare Ricciardi e sarai costretta a scrivere quello che ascolterai da lui. E quindi direi che possiamo chiudere questa per me bellissima presentazione, perché ascoltarla è stata veramente una grande esperienza e posso Via, dire, credo a nome di tutti questi lettori che ci seguono e dei tanti altri, che Maurizio De Giovanni è generoso non solo nei confronti dei suoi personaggi, ma anche nei confronti dei suoi lettori. E questa è una dote negli scrittori veramente molto rara, di cui non possiamo che ringraziare. ne sento la mancanza in maniera enorme, non vedo l'ora che mi liberino e io possa ritornare a vedere i miei lettori, soprattutto i miei lettori lombardi e i miei lettori piemontesi, che amo tantissimo, che mi mancano tanto, e chiedo scusa, mi commuove anche un po' parlarne adesso, quindi chiedo scusa per la commozione, ma io credo che sarà il primo posto dove andrò, appena sarà possibile, a incontrare i miei lettori lombardi di Brescia, di Bergamo, di Milano, e i miei lettori piemontesi di Biella, di Torino, di Novara, perché veramente mi mancate tanto. Quindi io spero di potervi venire a trovare e a parlare d'amore, perché poi noi in fondo parliamo sempre d'amore, in tutte le sue perversioni, in tutti i suoi incroci, ma parliamo d'amore. Io sono contento di potervi portare l'amore della mia città, perché nella mia città c'è un sentimento di forte solidarietà e di forte comprensione per quello che sta accadendo, a nord di questo paese. Mi commuovo un po' anch'io e la ringrazio, perché co così come quell'amore suo parte da Napoli e va verso e viene verso di noi, posso assicurarle che è pienamente ricambiato da un amore, da una nostalgia struggente per Napoli e per quel sud che ci manca tanto da quassù. Grazie a tutti, grazie a Maurizio De Giovanni e grazie a tutto questo calorosissimo pubblico. Un abbraccio e a Grazie. presto, aspettiamo. Grazie.